In occasione della donazione del defibrillatore al comune di Desenzano incontriamo Massimiliano Gregoni, che è un istruttore che si occuperà anche di formare i nostri vigili nel momento del bisogno. E come funziona questo attrezzo e quanto difficile è imparare? Allora, un corso oggi di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore dura veramente poco, alla portata di tutti, sono 5 ore continuative. E dal mese di gennaio provvederemo a formare tutti gli agenti della polizia locale, al cui oggi è stato donato un defibrillatore. E alcuni di loro, tra cui il comandante, sono già stati formati, quindi sono già abilitati a intervenire e ad usare il defibrillatore in caso di necessità. Il defibrillatore è uno strumento utilissimo perché permette di defibrillare appunto un cuore in un'aritmia particolare nei primi minuti ovviamente di un arresto cardiaco improvviso, e ad usare il defibrillatore in caso di necessità. Il defibrillatore è tra l'altro una macchinetta che può essere usata ormai da tutti a seguito di un corso ed esonera l'operatore dalla diagnosi. Ciò significa che non dobbiamo assolutamente capire noi se una persona è in arresto avendo un ritmo defibrillabile, ma semplicemente lo fa il defibrillatore. Il defibrillatore ci dà l'occasione e l'opportunità di insegnarci, di parlarci sostanzialmente, quindi nel momento in cui noi non avremmo o sarà passato del tempo dal nostro corso, quindi sostanzialmente magari possiamo anche non ricordarci esattamente le manovre da fare, il defibrillatore ci permette di, seguendolo, di portare a termine queste tecniche.